Robert Kennedy Jr. è stato accusato letteralmente da uno dei suoi ex compagni di Harvard, questa prestigiosa università inglese, di avergli venduto, pensate, una dose di coca, una cosa veramente incredibile, che ovviamente ha del paradossale se vogliamo, no? Dopo l'annuncio di Kurt Andersen, scrittore e cofondatore di Spy, che ha denunciato sulla rivista Atlantic, diciamo così, di aver fatto uso nel passato di 1 grammo di stupefacente, ok? Sembra che lo spacciatore sia stato proprio Bobby Kennedy, Robert Junior Kennedy. Per la dose comprata in una stalcia di college nell'RTFK, era presente anche Joseph Kennedy II, Anderson avrebbe pagato circa 40 dollari, sarebbero 300 dollari di adesso, quelli attuali, va bene? Insomma, è un attacco vero e proprio quello che Kurt Andersen rivolge a Robert Kennedy Jr., che a suo dire gli ha venduto una partita di coca. Non voglio utilizzare la parola completa, ma alludo, cioè mi riferisco ovviamente alla Dama Bianca, va bene? E sembra proprio che non abbia intenzione di ritrattare questa sua missione, oppure questo suo discorso, andando a coinvolgere un personaggio centrale, chiamiamolo pieno, della politica americana, o meglio statunitense, che è proprio il buon Robert Kennedy Jr., va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua. Ripeto quindi, Kurt Andersen accusa pubblicamente Robert Kennedy Jr. di avergli venduto una partita di coca, di Dama Bianca, una dose. Il video termina qua, una buona giornata a voi tutti.